calcio d'inizio del Bari. Palla sulla destra per Belmonte, schierato sulla fascia con Andrea Masiello centrale al posto di Ranocchia. Retropassaggio per Bonucci che tergiversa e allora Muntari, poi Milito. Il suggerimento per Snyder, il sinistro dell'olandese, la palla che sfiora il palo alla sinistra di Gillet. Tutto questo dopo 15 secondi nell'Inter, Cordoba e non Santon terzino sinistro, Milito punta centrale, Balotelli, Snyder e Pandev sulla tre quarti. 14esimo, il lungo rilancio per Barreto. Giulio Cesar non è impeccabile nell'uscita, Barreto alza il pallone, Lucio anticipa Meggiorini, poi Muntari di forza vanifica la potenziale occasione per Coman. Non è finita, Parisi ha un buon sinistro, calibra male, palla sul fondo. Il Bari cresce col passare dei minuti, 28esimo, porta palla Donati, vede l'inserimento di Alvarez, area di rigore, prova l'honduregno con i piedi Giulio Cesar in calcio d'angolo. 4 minuti dopo Alvarez, poi Barreto, Coman, mentre a sinistra c'è l'inserimento di Parisi, altra conclusione, altra parata non facile di Giulio Cesar. Al 34esimo il primo ammonito è Parisi, autore di questo fallo su Balotelli. 3 minuti più tardi, 37esimo, Rosetti ferma la partita, motivo i laser che dalle tribune disturbano i giocatori. Con il montaggio di Anne Stepaglio andiamo alla ripresa, 7° minuto, punizione Snyder che prova a replicare le due prodezze contro il Siena, grande risposta di Gillet. Il calcio d'angolo, ancora Snyder, la mischia. L'occasione per Milito, respinge Bonucci, poi Cordoba, il destro sul fondo, subito pericolosa l'Inter. 14esimo, il pallone per Meggiorini, area di rigore. Il sinistro di Meggiorini respinge Samuel con la mano, è calcio di rigore, dice Rosetti, cartellino giallo per Walter Samuel, sul dischetto Barreto. Spiazzato Giulio Cesar, Bari in vantaggio e la dedica è per l'assente Andrea Ranocchia. 17esimo, Parisi contro Lucio, a terra il terzino, secondo rigore nel giro di 3 minuti per il Bari, c'è anche cartellino giallo per Lucio, ancora Barreto, ancora pallone in gol, Bari 2 Inter 0 nel giro di 3 minuti, Mourinho corre ai ripari, Santon per Muntari, Quaresma per Samuel. 24esimo, Balotelli, la respinta, poi Pandev ed è il gol con cui l'Inter accorcia le distanze, il primo di Coran Pandev in maglia nera-azzurra. L'Inter adesso ci crede. 28esimo, Snyder, ancora per Pandev, area di rigore, il contrasto con Bonucci, ancora penalty decide Rosetti, ammonito Bonucci, sul dischetto Milito, 12esimo gol stagionale, l'Inter pareggia nel giro di 4 minuti, 2-2. Il Bari ha ancora una grande occasione, questa con Alvarez, poi solo cambi, Rivas per Coman, Cambiasso per Balotelli, Camata per Alvarez. Fra Bari e Inter finisce in parità, come all'andata, ma quanti rimpianti per la squadra di Ventura.